tema e non fumo più ragazzi. 20 anni dopo, una ballata del G8. La citazione iniziale è tratta appunto da un verso di questa filastrocca che voglio leggervi. L'avventura di cui parlo, qual per molti fu da pazzi, ci scavò come fa un tarlo e non fummo più ragazzi. A indicare appunto che c'è stato un prima e un dopo. I presenti qua, sono molto, alcuni di loro sono molto giovani, uno addirittura non aveva ancora l'età della ragione, e si sa che l'età della ragione è 7 anni. Quindi quello che mi piacerebbe sapere è anche quale curiosità in questa occasione vogliono soddisfare. Quindi lascio gestire a te queste loro curiosità. Il libro che sta là, che magari qualcuno di voi ha visto, è un libro esperienziale, che è la mia giornata del 2001 al G8 con due miei amici, e nella quale sostanzialmente noi siamo passati da un evento drammatico all'altro, sfiorandoli, essendone sfiorati, ultimo dei quali siamo tornati a Roma anziché andare a dormire alla Diaz, che eravamo sicurissimo che saremmo andati là, perché amici genovesi che ci ospitassero non ne avevamo, e quindi saremmo andati là. Invece abbiamo preso per 20 minuti abbiamo preso l'ultimo treno, e da qua tutta l'apertura alle varie mistiche del caso che possono essere genitoriali, oppure guarda, mi ha detto un gran culo a tuo nonno, ti ha messo la mano sopra la testa. Dopodiché che è successo? Siccome io scrivo e disegno e anche suono volendo, mi esprimo molto spesso in rima alternata o baciata, insomma, nella infilastrocca, è chiamata filastrocca, che è un linguaggio abbastanza abbandonato negli ultimi 30 anni. Quando ero piccolo, infatti, sono cresciuto con una serie di libri in filastrocca che venivano adattati e tradotti. Io conservo dei preziosissimi libri che sono quelli con cui sono cresciuto, e vabbè, insomma, questo restringe, scrivo in filastrocca. Dopodiché disegno, e quindi praticamente ho elaborato questo testo, prima l'ho scritto pensando di disegnarlo e poi l'ho disegnato, poi l'ho inchiostrato e poi sono riuscito a fare il libro in un miracoloso tempismo. Questo è, sono stato molto fortunato a riuscire a farlo uscire, perché che se ne dica, questo è ancora un enorme tabù in Italia, ma un tabù grosso. Parlare del G8 è comunque qualcosa che non riesce a essere contemporaneo, è sempre qualcosa affidato ai sopravvissuti del G8. La cosa interessante è stata che tramite una mia amica che ha creduto nel progetto, oltre alla presente, la mia amica però si occupa di editoria e ha trovato un editore che non fa illustrati, per cui era praticamente il primo illustrato, un editore che fa saggi. Mentre invece tutti gli editori, più di 50 a cui mi sono rivolto in Italia, dai grossi editori di fumetti a quelli più piccoli, chi ha risposto no. Perché? Perché non è un libro commerciabile nel senso stretto della parola. Tutti gli editori hanno una loro linea o aderiscono a un certo mercato, e quello che ho creato io è di fatto un ibrido, perché è un libro, un racconto illustrato, che già questo in Italia è una specie di tabù. Non è né un libro per ragazzi, che di solito coincide con la parola illustrato, e non è un libro, cioè gli adulti non hanno libri illustrati in Italia, fanno i graphic novel o per i fumetti. Quindi la cosa interessante è che però è uscito esattamente a giugno, a fine giugno, la prima presentazione, come capita dei miei libri da tempo a questa parte, è stata a Torino. A ottobre siamo, abbiamo fatto lo spettacolo che sarebbe il libro letto e suonato da me, letto da Chiara Trevisan, l'abbiamo fatto lì a Casa Fulz, e poi c'è stata questa presentazione al Salone del Libro. Quindi la cosa interessante è che si riesce, da quello che ho visto io parlando con le persone, è che questo libro piace ai ragazzi, cioè io ragazzi intendo quelli dei 20 anni, i giovani, giusto? Professoressa. Però la cosa interessante è che io sono riuscito a fare qualcosa, mi sembra, che abbia saltato la mia generazione, che ormai non è più contemporanea, ma è una generazione di sopravvissuti a quell'evento,
ed è andata direttamente su quelli che non ne sanno niente, che in qualche modo si lasciano irridire la filastrocca e poi dai disegni, perché la filastrocca arriva prima. Sarà la complicità della trap di questo periodo, sarà quello che prepare, però quel tipo di parole là arriva prima. I disegni poi vabbè, stanno là, chi vuole li vede e chi no. Qualche obiezione? Allora, io penso, magari non è condivisa, però i ragazzi sono molto colpiti, innanzitutto dalla rima, penso proprio per la rap. La cantilena per loro diventa, il ricordo alla rima baciata per loro diventa comunque un elemento in cui si trovano più sicuri, un elemento rassicurante. E poi sono molto colpiti dalle immagini, perché molti di loro guardano prima l'immagine invece che poi il testo. Noi un po' di esperimenti di Lauda con l'altro pittore abbiamo fatti, quindi... Sì. Voi che non avevate quasi l'età ancora della ragione, che non avete quindi vissuto, come dire, un prima e un dopo, no, a cui lui accenna, no? No. Cioè, il prima, che cos'era prima? Beh, in una sintesi, era un movimento che credeva ancora in un'altra, nella possibilità di un altro mondo, no? Un altro mondo è possibile, questo, cioè credeva nel cambiamento, la possibilità di cambiare il mondo. Dopo sembra che questa prospettiva sia stata negata, no? Annullata. A me resta una domanda: davvero quella prospettiva si è chiusa e non si è aperto davvero niente di nuovo, oppure sì? La domanda è vero che non siamo più stati, no? Ragazzi. E cosa siamo stati? Adulti di che genere? Di genere ossessivo. Io mi sono ammalato. Io sono stato in uno stato catatonico latente fino al 2004. Dal 2004 ho cominciato a produrre materiale visivo, vignette, cose varie, a cercare gente per fare comunella e parlarne fino ad adesso. Adesso io ho deciso di metterci una pietra sopra con questo libro e intervenire solo se e come bisognerà fare altre cose sull'argomento. Sarò sempre, ovviamente, però magari sarei anche contento di smettere. Perché il 2001 è stato un anno complesso, è stato un anno disastroso. Nessuno ha fatto il tempo a elaborare Genova, che è arrivato l'11 settembre. L'11 settembre ha sbancato tutto, e poi da settembre si è già a Natale, e poi la gente vuole dimenticare fondamentalmente. E quindi come siamo sopravvissuti? Cioè, il dopo è diventato un qualcosa di immediato, di prepotente, ma ognuno ha elaborato questa cosa come ha potuto. E noi siamo stati tutti fortunati che in Italia ci siano state iniziative come supporto legale. Quelli sono riusciti a prendere le redini della cosa e a far sì che ci fosse un movimento che, sotto il quale raccogliersi per produrre roba, per produrre cose, per non rimanere isolati. Noi dobbiamo ricordare a tutti che parliamo di epoca pre-internet massiccio, cioè non parliamo di adesso che apri certi Google e telefonino. Questo per dire che è un argomento che non è neanche, non si può neanche dire la parola sensibile, è paradossale perché è sensibilissimo ma totalmente storicizzato e in qualche modo digerito per essere un argomento così sensibile. È un unicum che ha fatto da, abbiamo ancora il termine spartiacque, da grosso momento difficile per chi l'ha vissuto in strada, senza troppe idee, sicuramente senza troppe idee eversive come ero io, ma anche con idee eversive, cioè nessuno era pronto a tutta quella violenza tutta insieme, tutti i giorni.